Salve a tutti ragazzi e un saluto da Andrea Mereu. Allora, in questo intervento volevo parlarvi di Marco Andreolli, il profilo relativo al difensore centrale di esperienza su cui il Cagliari sta ormai lavorando da diverse settimane. E la trattativa per portare il difensore a Cagliari, diciamo che è entrata nel vivo, soprattutto considerando che Andreolli aveva un contratto con l'Inter che scadeva il 30 giugno, è andato a fine contratto e quindi dal 1 luglio ufficialmente è svincolato. Quindi in questo momento il Cagliari sta proprio parlando con il giocatore per convincerlo a sposare il progetto rosso-blu. Allora, visto che uno degli iscritti, Mattia Cara, mi ha chiesto espressamente di fare questo video per dare la mia opinione rispetto a questo possibile approdo di Andreolli in maglia rosso-blu, espongo il mio pensiero e dico personalmente che, considerando tutti i profili che sono stati accostati al Cagliari in queste settimane, e ovviamente togliamo dunque quelli poco credibili, per esempio di Gonzalo Rodriguez, che come sapete era un sogno ma neanche tanto, come giustamente qualcuno di voi mi ha ricordato, come Antei, che sì, ok, il discorso che del Sassuolo, Giovanni Rossi, ex direttore sportivo, ma in realtà Sassuolo non se ne voleva assolutamente privare, non se ne vuole privare. Quindi, considerando tutti gli altri che sono più o meno credibili, io credo che Andreolli forse, anzi senza forse, sia il profilo migliore in assoluto che possa andare proprio a occupare quella casella, quel posto da titolare nella difesa centrale del Cagliari, proprio come profilo di esperienza al posto di Bruno Alves. Onestamente, per quale motivo dico questo? Perché comunque Andreolli, al di là del fatto che ha 31 anni, e questo non significa niente, perché uno può essere anche 31enne, ma considerando l'esperienza che ha avuto, eccetera, non è magari all'altezza di giocare in Serie A. Ritengo invece Andreolli assolutamente un difensore dalle qualità comunque importanti, che non è riuscito a trovare nella sua carriera continuità, soprattutto un ruolo da protagonista nella sua Inter, se vogliamo, ma è stato un punto fermo importante, per esempio nel Chievo. Ha giocato tante partite con il Chievo in Serie A e quindi credo che anche quell'esperienza sia servita moltissimo al difensore per acquisire comunque sicurezza e per dare comunque un contributo importante alla squadra Clivense, che sicuramente della difesa, come sapete perfettamente, ne ha fatto sempre un punto di forza molto importante in tutti i suoi campionati. Quindi ritengo Andreolli all'altezza assolutamente di giocare a Cagliari. Per quale motivo? Perché comunque sicuramente è un giocatore che ha esperienza, è un giocatore che ha voglia, tanta voglia di scatto, perché vuole comunque essere protagonista in una squadra che possa dargli fiducia, che possa credere in lui, come non ha fatto probabilmente nessuna squadra finora. E quindi a Cagliari sicuramente troverebbe l'ambiente giusto. Di conseguenza, la mia opinione personale rispetto ad Andreolli è assolutamente positiva. Io credo e spero che, appunto, alla fine giovedì, che è il termine limite fondamentalmente in cui dovremmo sapere qualcosa, quindi in cui Andreolli dovrebbe esporsi dando una risposta al Cagliari, positiva o negativa, io onestamente spero che possa essere positiva, perché credo che sarebbe un bel colpo, considerando comunque che è svincolato e quindi ci sarà da gestire il discorso contrattuale dell'ingaggio. Andreolli all'Inter prendeva su 1 milione di euro, ma credo che insomma si abbasserà un po' l'ingaggio, proprio perché comunque l'intenzione da parte dello stesso giocatore è quella di trovare una realtà in cui poter essere protagonista. Insomma, ragazzi, non ho personalmente degli elementi negativi nei confronti di Andreolli. Penso veramente che sia il profilo giusto ed è il profilo ideale, ottimale da poter veramente posizionare in mezzo alla nostra difesa, che come sapete, insomma, l'anno scorso è stato il nostro tallone d'Achille, 76 gol subiti, il peggiore record storico negativo nella storia del Cagliari in Serie A, quindi sicuramente abbiamo da migliorare tantissimo. Non è soltanto la difesa in sé che va migliorata, ma è la fase difensiva concettuale di tutta la squadra. Però è evidente che puntare sui giocatori giusti può essere sicuramente un punto di partenza, niente male. Insomma, ragazzi, quindi questo è il mio punto di vista. Come sempre, ovviamente, vi invito a farmi sapere quello che è il vostro punto di vista, la vostra opinione. Fatemelo sapere quindi commentando qui sotto il video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace alla pagina Facebook se non l'avete ancora fatto, condividete il video e ovviamente, ragazzi, ci vediamo presto con tanti nuovi video e interventi. Un saluto a tutti, forza, che siete a tutti e ci vediamo presto. Ciao ciao!